Biscuit Radio Live Show. Face your
solo noi. Prendiamo letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. Quindi che non ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi. Quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso. Abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi. Solo noi, quelli che tra le mani sentite lo stesso, basta che ci sia posto, cioè sai che cosa ce ne frega voi, eh? Ma facciamo colazione che quello tolto il resto, eh? E spesso, spesso, siamo solo noi, quelli che non hanno voglia di far niente, rubano sempre. Sconvolti, che non ha più santi né eroi, e siamo solo noi. Yeah. Ok, siamo solo, siamo solo noi. Siamo solo noi, siamo solo noi, siamo solo, siamo solo noi. Benvenuti ragazzi, buonasera ragazzi e ragazze su Facebook Radio Live. Questa sera ritorniamo con la trasmissione Signore della Musica, non poteva mancare sicuramente Vasco Rossi, facciamo un applauso. Vi chiederete come mai mettiamo anche delle canzoni live, perché voglio dire, Vasco nelle sue performance live è veramente un artista, anzi a volte sono molto più belle le versioni live di quelle che si trovano nei CD originali, eh? E comunque, a parte gli scherzi, ho voluto io scegliere queste versioni live appunto perché mi piacciono molto personalmente, quindi o va bene così o se no cambiate canale. Allora, sempre all'ascolto con Facebook Radio Live parleremo,
perdo la dialettica questa sera. Parleremo di Vasco Rossi. Vasco Rossi che dai suoi ormai 62 anni ha raccolto tantissime generazioni. Chissà quante ancora ne raccoglierà sotto il segno della musica, perché c'è da dire che bene o male a qualsiasi persona che ascolti musica, insomma, se non altro almeno uno o due pezzi di Vasco Rossi più di qualche volta l'hanno cantato. Ad esempio Maurizio li canta sempre sotto la doccia, sì, io lo so, e dopo vi dirò anche che canzoni canta. Allora, Vasco Rossi, vi dicevo che nasce a Zocca, e Zocca è un paesino tra Modena e Bologna, in provincia di Modena. Nasce il 7 febbraio del 1952, pensate voi, e il padre era un camionista e gli ha dato appunto questo nome Vasco per ricordare un compagno di prigionia che aveva in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Pensate voi, quindi Vasco si è, diciamo così, sentito appioppare questo nome in onore dell'amico del papà che era prigioniero con lui nella Seconda Guerra Mondiale in Germania. Vasco Rossi, che ha avuto un'infanzia abbastanza, a vederlo adesso non sembrerebbe. Ha avuto un'infanzia molto bella, a parte che si è trasferita per qualche anno, come lui ha dichiarato in un concerto, mi pare, sì, in un concerto fatto a Cagliari, dichiarò appunto che da giovanissimo si spostò, appunto perché il padre faceva il camionista, si spostò a vivere per due anni in un paesino in provincia di Nuoro, a Cagliari, e poi tornò nella sua Zocca, diciamo così, ecco come dice lui, Zocca, perché è emiliano, no? E da lì incominciò la sua carriera, che durante la trasmissione ve la andrò ad elencare. Allora ragazzi, buon ascolto con i signori della musica, Vasco Rossi, sempre su Facebook Radio. Quante espressioni di godimento sul tuo volto.
questa era The Wind, una canzone un po' d'impatto, beh, voglio dire, molto 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 bella. Ora vi dicevo, Vasco Rossi, che appunto nasce da questo papà camionista e da questa mamma invece casalinga, la mamma che gli ha voluto sempre molto bene, fin da bambino è riuscito a capire in lui la sua inclinazione per la musica, tanto è vero che molto giovane lo manda a scuola di canto, e così Vasco incomincia ad appassionarsi alla musica molto giovane. Pensate che a 13 anni Vasco ha partecipato a una manifestazione canora modenese che si chiamava L'Usignolo d'Oro, penso sia stata una specie di Zecchino d'Oro, ed esordì con il brano Come nelle fiabe, che sinceramente non so se riuscirò a trovarvelo, magari più tardi durante la trasmissione lo farò anche sentire, ma dubito. E a 14 anni, così indipendente, forma con altre 4 persone il suo primo gruppo musicale, che all'epoca si chiamava, pensate voi, Killer, all'epoca, voglio dire. Poi però lo trasformarono in Little Boys, piccoli ragazzi. In questo gruppo faceva parte anche Marco Gherardi, Marco Gherardi, che è il suo è stato più volte il suo compagno di merende, come si suol dire, il suo compagno di ventura. Vasco nel 67, quindi cominciavano un po' gli anni duri in Italia, gli anni così dei figli dei fiori, di queste lotte politiche, viene iscritto, pensate voi, viene iscritto un istituto di Salesiani a Modena, ha fatto il collegio come me, e anche lui come me praticamente, non dico che è diventato ateo, ma poco ci manca. Non sopportava proprio il regime rigido di questi frati, di questi preti, e così decide di mollare tutto, no? E infatti scappò 2 volte da questo istituto e andò a rifugiarsi dalla zia che stava a Bologna, che all'epoca stava incominciando ad essere una città molto calda proprio per questi movimenti giovanili politici che tutti sappiamo poi sono sbocciati nel 69 lì, figli dei fiori. Conoscendo Vasco non oso pensare cosa abbia fatto, erba da tutte le parti, nudi a suonare la chitarra così. Insomma, Vasco non decide di che non sopporta questo regime così di questo collegio dei Salesiani, scappa un paio di volte finché i genitori, un po' così, lo trasferiscono di scuola. Vasco Rossi, appunto arrivato nel 69, appoggia moltissimo le posizioni anarchiche di quel tempo, anche se in realtà lui resta fondamentalmente fuori, indifferente da queste lotte politiche, da queste manifestazioni politiche studentesche, resta un po' in disparte, anche se comunque appoggia un po' la politica. E in questi anni Vasco si appassiona moltissimo al teatro, tanto è vero che matura il sogno di iscriversi al DAMS, che è appunto la scuola di recitazione. Il padre però non approva l'idea e Vasco si vede costretto a iscriversi all'Università di Economia e Commercio a Bologna, un'università che frequenterà molto poco, perché poi si iscriverà a pedagogia e lui la sentiva molto più vicina ai suoi interessi, anche se Vasco birichino, a 8 esami dalla laurea si è ritirato. Mancavano solo 8 esami. Nel frattempo apre un locale dove lui praticamente, insieme appunto a Marco Gherardi, aprono questo locale che si chiamava Il Punto Club, nei pressi di Zocca. Più tardi questo locale da baretto, insomma, che era aperto, diventerà una vera e propria discoteca, dove Vasco incomincia a dare le sue esibizioni come PR, come organizzatore delle feste, anche con discreti risultati. Nel frattempo aveva anche affittato una casa con degli amici nei pressi di Bologna, però insomma le spese erano alte, così, insomma lui era giovane, quindi decide di ritornare
ad abitare dalla zia, la zia appunto che stava a Bologna, e proprio per quegli anni insomma la città sicuramente dava, oltre che a questo, a questi momenti di fermentazione degli anni 70, comunque dava anche molta più possibilità a lui probabilmente per potersi esprimere, come dicevo, nel teatro, o comunque insomma nel teatro e nella musica, anche quello che lui sentiva dentro. Vasco Rossi è stato diciamo così musicalmente influenzato da molti cantanti italiani come Battisti, Guccini, De Gregori, però ascoltava moltissimo rock inglese. I suoi idoli, quelli che ascoltava, erano i Rolling Stones. E come vi dicevo prima, nel 74 Vasco abbandona economia e commercio, si iscrive a pedagogia, però non finisce gli studi e fonda, questo ve lo dirò dopo il prossimo brano, la sua prima radio, dove lui inizia come DJ, ma questo ve lo racconterò subito dopo questa canzone che racchiude un po' l'essere di Vasco Rossi. Buon ascolto con Fesso che vedo là. Scappano tutti, l'uomo rimane solo. Allora, io voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Io voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo con le spa, a bere il whisky, non si va. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso, pieni i cassi suoi. Io voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelli che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come le sta, a bere il whisky al prossimo. Ma se non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non torni mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Ecco, come vi dicevo prima, le sue rappresentazioni live sono molto molto belle, molto molto intense. Avete sentito questa solo col pianoforte. Allora, siate sempre all'ascolto con Face Shock Radio Live. Questa sera la trasmissione è dedicata al signore della musica Vasco Rossi. E chi può essere considerato più signore della musica che lui, almeno per l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa. Ora, Vasco Rossi, vi dicevo che
nel 1975, dopo queste così avventure scolastiche, sotto sempre l'idea e la spinta del suo compagno di avventure Marco Gherardi, fonda la prima una radio, la prima sua radio, penso anche l'unica, che si chiama Punto Radio. Era una radio libera all'epoca, appunto, per questi movimenti e per queste situazioni politiche ne nascevano a centinaia. Era una radio che praticamente copriva la zona, diciamo, dell'Appennino tosco-emiliano. Lui conduceva un programma che si chiamava Il Muretto. Questo programma diventa veramente, veramente famoso, anche perché Vasco ha un contatto attivo con gli ascoltatori. In questo programma Vasco trattava, in aiuto anche con gli ascoltatori, tematiche sulla vita e sulla filosofia, e facendo questo programma lui, diciamo così, si svergina, si può dire questo termine? Sì, mi fanno gli applausi, quindi l'avete capito. Si svergina anche, diciamo, un po' per il suo futuro discografico. Vi ricordo che Vasco, anche per le sue origini così un po' paesane, da bambino era sempre un po' stava sempre un po' in disparte dagli altri ragazzi cittadini, che lo consideravano un po' un montanaro, quindi lui l'ha sempre sentita dentro questa cosa. Ecco, facendo questo programma in radio, Il Muretto, diciamo così, prepara il suo carattere verso la carriera che ha avuto e che sta avendo, che è di enorme successo. Oltretutto, tramite la radio, Vasco comincia a fare tantissime serate nei locali emiliani, nelle discoteche, come DJ, come showman, e questa avventura rivela fondamentale per la sua carriera, perché entra in contatto con persone molto importanti, Gaetano Currera, ad esempio, Maurizio Solieri, Massimo Riva, che all'epoca era molto giovane, e soprattutto Red Ronnie, che allora lavorava, ricordate Red Ronnie, che all'epoca lavorava presso un'altra radio di Bologna che si chiamava BBC, come la famosa, appunto, BBC inglese. E proprio in una di queste serate Vasco Rossi imbraccia la chitarra e canta al pubblico alcune canzoni, comprese alcune da lui scritte, e lì tutti quanti, compreso lui, capiscono e capisce di avere un futuro nella storia musicale, e così è stato. Tutti d'accordo con me.
questa era T'immagine, bellissima canzone. Allora continuiamo, Vasco Rossi appunto che dopo questa serata in discoteca proponendo i suoi pezzi ebbe successo e il suo amico, diventato amico ormai, Gaetano Curreri, che è il leader degli Stadio, altro bravissimo complesso musicale, sotto la sua spinta Vasco incide scusate, nel 77 sul primo 45 giri Jenny e Silvia, contenente i brani appunto Jenny, che era una sorta di bozza di Jenny è pazza, e vi ricordate Jenny è pazza, Jenny vuole morire, così, e poi l'altra canzone Silvia, li pubblicò con un'etichetta lì modenese, si chiamava Borgatti Music, che fino all'epoca faceva produzioni solo ed esclusivamente attribuiti a dischi legati al genere di liscio. Con Vasco diciamo che incomincia questa carriera, però non ebbe tantissimo successo, rimase lì. Cosa vuoi che sia una canzone? È il primo album che Vasco ha pubblicato a tiratura nazionale, ma praticamente fu venduto solo in Emilia Romagna. Nel 79 invece Vasco fa uscire il suo secondo disco, che è Non siamo mica gli americani, questo disco ottiene un po' più successo rispetto al precedente, anche se le vendite non erano state eclatanti. L'album è ricordato ed è diventato molto famoso perché all'interno c'è la bellissima canzone Alba Chiara, che è diventata un po' la canzone mito di Vasco Rossi, canzone che viene cantata poi a ogni concerto come chiusura, perché è proprio, diciamo, che è la ciliegina sulla torta, la canzone che tutti cantano, che tutti conoscono e che tutti vogliono sentire. Nel 79 Vasco Rossi incomincia anche ad avere delle partecipazioni televisive, si incomincia a parlare di lui, incomincia a essere famoso, e tanto è vero che all'epoca Gianni Morandi conduceva una trasmissione, si chiamava 10 Hertz, e invita appunto Vasco Rossi, che in questa trasmissione ha cantato La Strega, la Strega, la diva del sabato sera. Vi ricordate questa canzone? Se non ve la ricordate, cercatevela su YouTube, perché io non voglio fare il lavoro per voi. L'anno 79 comunque fu anche un periodo brutto per Vasco Rossi, dove addirittura pensò di abbandonare il mondo della musica perché il padre morì stroncato da un infarto, e lui si sentì in colpa per non aver seguito le volontà del padre sulla sua carriera musicale. Però il padre penso che adesso da lassù possa essere sicuramente soddisfatto di aver avuto un figlio che ha fatto sì grande successo, ma soprattutto riesce ogni volta con le sue canzoni a trasmetterci delle emozioni sempre nuove, sempre attuali, e veramente riesce anche a farci avere un sorriso sulle labbra. Oltretutto Vasco Rossi adesso è molto attivo anche lui, si è così si è tecnologizzato, si può dire questa parola, ma sì, diciamola. Vasco Rossi, che un po' adesso che ha raggiunto un successo enorme come cantante, è ritornato un po' alla radio, perché lui è molto attivo su Facebook e molti suoi dei videoclipini fa il Folle Jack, che appunto è questa persona interpretata da lui, questo DJ che ci racconta qualcosa di attuale, qualcosa della vita. Io lo seguo spesso perché mi diverto molto e dice anche cose molto interessanti. Allora ragazzi, io vi lascio con questa canzone mia, Non ci sono presentazioni. In bocca al lupo a tutti! Thank you.
questa sera nel letto metterò qualche coperta in più, perché se no, se no avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso. E sarà triste, lo so, ma la tristezza però si può racchiudere dentro una canzone. Che canterò ogni volta che avrò voglia di vederti, di parlarti, di sentirti. Ciao Massimo, sei sempre con noi. Viva Massimo Riva. Grazie, io vi voglio veramente ringraziare tutti, uno per uno, per l'affetto, grazie, siete fantastici, siete straordinari. E a questo punto, Vi abbraccio tutti, anche gli uomini. Respiri piano per non far rumore, vedo che di sera ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti metti rosa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Thank you.
pensieri strani, con una mano, con una mano. Ragazzi, siete sempre all'ascolto di Face Shock Radio Live. Questa era una specie di medley, però ve l'ho fatto ascoltare perché le rappresentazioni, come dicevo all'inizio trasmissioni, di Vasco Rossi Live a me piacciono molto perché ha una band veramente eccezionale e lui veramente è uno showman. Allora ragazzi, stavamo dicendo appunto che questi album non hanno avuto molto successo, se non i primi che ha fatto, se non appunto Non siamo mica gli americani, perché conteneva appunto l'album, la canzone che vi ho appena fatto sentire, Alba Chiara. Nel 1980 Vasco Rossi fa uscire il terzo album, Colpa d'Alfredo, vi ricordate? Colpa d'Alfredo, canzone un po' provocatoria, infatti fu censurata, pensate voi, fu censurata in molte parti e fu anche molto criticata. Nello stesso anno Vasco inizia la sua collaborazione con la Steve Roger Band, che durerà per 7 anni, vi ricordate, dove suonava appunto anche Maurizio Solieri nella Steve Roger Band, e dopo si sono messi anche un po' in proprio e hanno fatto anche un dischetto così. Vasco Rossi incomincia ad avere più popolarità anche perché incomincia a frequentare dei programmi televisivi. Dominique Inn, ad esempio, canta Sensazioni Forti. Anche qua venne criticato tantissimo, tanto è vero che il Rock e il suo staff protestarono verso questo giornalista che si chiamava Nantas Salvalaggio, che criticò in maniera pesante proprio le canzoni e la figura di Vasco Rossi. E nel 1981 Vasco Rossi incide l'album, questo ebbe successo, veramente successo, Siamo solo noi. Pensate che Siamo solo noi è considerata tuttora, per tutte le generazioni, quindi all'81, adesso sono oltre 30 anni, viene considerata un inno generazionale. Canzone abbastanza
così, no? Tutti quanti l'avete cantata. Non occorre che ve la canti io, perché a cantare in radio non mi viene. Chissà se magari un giorno ce la canta Maurizio Sacchetto, eh? Dunque, Vasco Rossi incomincia il suo vero successo appunto da questo album Siamo Solo Noi, nell'81, e da questo album, grazie al suo primo manager Bibi Vallandi, fa la sua prima rappresentazione, sul primo concerto, nella Piazza Maggiore di Bologna, e lì fece un concerto. Addirittura c'è un'immagine qua dove viene ritratto un Vasco Rossi molto molto giovane, in compagnia di Fabrizio De André e Dori Ghezzi, che sono andati in 84 a visitarlo in carcere, perché appunto dovete sapere che dal 1982 al 1986, oltre che alla partecipazione di Vasco al Festival di Sanremo, Vasco ha avuto qualche problema con la giustizia. Peccato, più di qualche volta strafatto con la sua macchina. Vabbè, ma gli artisti sono così, e lì cosa volete, polverina, erba, casini, e tutto questo è per dare un senso alla cosa, Dunque, Vasco Rossi appunto partecipa nell'82 con la canzone Vado al Massimo, aveva ricordato, al Festival di Sanremo, e anche lì di nuovo questo giornalista Salvalaccio lo massacra di nuovo, povero povero Vasco, ecco. E quindi negli anni 82-86 la carriera di Vasco è così, ecco, è nato un po' da queste sue voglie, da questi suoi atteggiamenti nei confronti della giustizia e nei confronti della droga. E nel 1983 addirittura esce l'album Bollicine, con la canzone omonima Bollicine, che aveva chiari riferimenti all'uso della cocaina. Pensate che però vince il Festival Bar dell'83, e lì praticamente viene, l'album è un trionfo e soprattutto il Festival Bar lo promuove in maniera eclatante. Vasco in questi anni diventa anche farmacodipendente, sì, qua lui anche lo dice, vive spesso come se fosse sempre sul palco, non dorme per giorni interi, mentre continua ad assumere anfetamina e Lexotan. Voglio dire, complimenti, bravo Vasco, prima ti ecciti e poi ti calmi. Siete sempre all'ascolto di Face Shock Radio Live, il signore della musica, Vasco Rossi. Basta poco a fare impressione, basta poco, basta andare in televisione, che la gente subito ti riconosce per la strada, si fa presto a montarsi la testa, e d'altronde questa qui, la realtà di questa vita, ci si guarda solo fuori, ci si accontenta delle impressioni, ci si fotte allegramente, come se fosse niente, dare il fuoco a casa tua. Se mi passasse il mal di niente, e tanto il mondo rotola, e il mare sempre luccica. Basta poco a fare bella figura, basta poco, basta essere buoni la domenica mattina, basta poco per essere furbi, basta poco, basta
basta pensare che sono tutti deficienti. E d'altronde questa qua, la realtà di questa vita, di questa bella civiltà, così nobile, così antica. Poco, basta essere solo un po' ignoranti, basta poco per non capire e scappare via, basta poco perché ti dia fastidio uno pur che sia. Allora ragazzi, Vasco Rossi che dall'82 all'86 ebbe queste, queste un po' di sbandamenti che poi proseguirono. Pensate che nel 95, no scusate, stavo sbagliando data, perché eravamo dall'82 all'86, sì, nell'84 esce la prima raccolta, va bene così, di Vasco Rossi, che rimane in classifica per 33 settimane. Questo qua praticamente ha fatto dischi che sono rimasti in classifica sempre oltre le 30 settimane. Vi ricordo che nell'87 ha pubblicato C'è chi dice no, che è rimasto in classifica per 38 settimane, di cui 12 sempre al primo posto. È una roba incredibile. C'è chi dice no fu un successo che lo stesso Adriano Celentano, all'epoca faceva il conduttore alla Rai, lo volle a tutti i costi alla Rai. Io mi ricordo una rappresentazione televisiva di Vasco Rossi con Mai Buongiorno, dove Vasco era completamente fatto, voglio dire, non stava in piedi, voglio dire, se la cercate su YouTube la vedete, morir da ridere. Allora ragazzi, comunque vi dicevo prima del successo colossale di C'è chi dice no, Vasco ha pubblicato appunto la raccolta va bene così, ha pubblicato poi l'album Cosa succede in città, e nell'87 appunto C'è chi dice no. Nell'88 Vasco Rossi viene di nuovo pizzicato, zizzagando sulla A14 con un grammo di cocaina, uno sfollagente e una pistola lanciagas. Chissà che cazzo aveva in testa, voglio dire, di fare con questi arnesi così chiamati da lavoro. Fu pizzicato, però fu prontamente rilasciato, anche perché quando fu portato così peso in carcere, ma fu assalito da una folla di ammiratori, fra cui guardie giurate, poliziotti e tutto quanto, che invece di fare il loro mestiere gli chiedevano gli autografi. Veramente un personaggio, veramente un mito, bravissimo Vasco Rossi. Vasco Rossi poi nell'89 rimane un po', rompe con Guido Elmi e la Steve Rogers Band, e si ritrova praticamente con Maurizio Lolli, senza Soriere, Massimo Riva. Comunque parte il tour Liberi Liberi, anche quello fu un grande successo, e questo
tour Liberi Liberi poi porta un successo enorme, perché viene appunto pubblicato l'album live Fronte del Parco, che vi ricordo era in due parti, e io ce l'ho, pensate, ce l'ho in DVD acquistato originale. Quindi Vasco, se mi ascolti, io i tuoi dischi li ho acquistati sempre originali, perché meriti, tu hai ritornato a farmi un applauso, bravo. Fronte del Parco era un DVD doppio. Ok, intanto incominciano ad arrivare anche le prime ammende per le birichinate che Vasco ha combinato in passato. Infatti in quell'anno lì, nell'89, viene condannato a un'ammenda di 2 milioni e 800 mila lire per essere stato appunto trovato in possesso di cocaina. Ok, però queste sono cose che un po' formano anche l'autore, il cantante, perché Vasco diventa padre per la prima volta e rimane un paio d'anni così in segreto, nascosto. Tanti all'epoca, poi tutte le voci venivano fuori, Vasco soffre di esaurimento nervoso, invece Vasco decide di prendersi questi 2 anni per stare un po' col figlio e anche per rivedere vecchi amici d'infanzia e soprattutto mettere a posto un po' la sua vita. Dopo l'89 Vasco diventa anche padre per la seconda volta e nel 1993 pubblica Gli Spari Sopra, con quali vincerà, pensate voi, 10 dischi di platino. Mica uno, ragazzi, 10 dischi di platino. Complimenti, Vasco Rossi. Colorata, quando va a ballare sembra un'aranciata.
paschetti con l'aria misteriosa. A quando torna a casa la sera, a quando torna a casa la sera, a quando torna a casa la sera è tutta un'altra cosa. Sensazioni, sensazioni, vogliono tutti provare. Non ci bastano le solite emozioni, vogliamo bruciare. Sensazioni forti, non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere, 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 godere. Quante deviazioni hai, quante deviazioni hai. I bambini dell'asilo stanno facendo così. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole così. Ci vuole così. Ti sei chiedendo la disattenzione della maestra. E subito uno si è buttato su dalla finestra. Dalla finestra. E tutto cosa si può inventare. Oddio, che cosa possiamo dire? Quando sua madre arriverà, si casserà. Si casserà. Tanto che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Tanto di più non si può stare per niente. Ci vuole una gente. Ci vuole una gente. E non vedete come la polizia. La situazione ritornerà come prima, più di prima. Caverò, caverò. Caverò, caverò. Prima di stare a bordo e disciplina. E chi non vuole stare qui, vada in Vasco Rossi che raggiunge la maturità artistica della sua carriera nel quinquennio che va dal 95 al 2000. Pensate che nel 95 Vasco si trova a San Siro con un concerto presso contro la guerra, contro l'assedio, appunto la guerra che all'epoca dilaniava l'ex Jugoslavia, e fece partecipare anche molti gruppi, gruppi spalla così chiamati, di diverse etnie. Nel 96 pubblica l'album Nessun pericolo per te. Nel 97 esce Rock, che è una raccolta di vecchi pezzi riarrangiati, e canta anche la famosa canzone Dimmi che non vuoi morire, scritta da Patti Pravo. Nel 98 esce Canzoni per me, un altro bellissimo album che oltretutto trionfa al Festival Bar del 1998.
e viene considerato anche miglior album dell'anno. Pensate che nel 98 Vasco ha raggiunto un record incredibile al Jamming, al Heineken Jamming Festival del 98. Lui fece il record di persone mai viste in un concerto in Italia, 130.000. Complimenti, complimenti. Vasco ebbe un'altra delusione nel 98 perché il suo amico e soprattutto figura fondamentale nella carriera di Vasco, Massimo Riva, muore di overdose di eroina a pochi giorni prima del tour Rewind, perché all'epoca, in quel periodo, uscì anche il famosissimo album Rewind e poi lì dal tour il tour Rewind. E nel 99 Vasco fa uscire La fine del millennio, un altro disco, e nel 2000 fa ancora qualche collaborazione con Patti Pravo, alla quale dedica un tributo con il brano scritto insieme a Pia Tuccitto, scritto appunto per la Patti Pravo, Una donna da sognare. Dal 2000 in poi a oggi, storia più recente, c'è una continua affluenza e sempre più sentita di fan nelle piazze e nei concerti di Vasco Rossi, perché voi sapete che il concerto di Vasco Rossi è un evento che porta dentro sempre tantissima gente. Sempre all'ascolto di Face Shock Radio Live, i signori della musica, Vasco Rossi. È un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere, vivere, è passato tanto tempo. Vivere, vivere, è un ricordo senza senso. Vivere, vivere, è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, è proprio come non hai fatto mai, e puoi pensare che domani sarà sempre meglio, oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
questo è un pezzo veramente mito, è di Vasco Rossi, Vivere, molto bello, è molto 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 bello. Allora Vasco, continuiamo, I concerti di Vasco dal 2001 a oggi, come dicevo prima, diventano produzioni colossali. Il 2001 è l'anno del Stupido Hotel e vince anche il terzo Festival Bar, vinto con la canzone appunto Ti prendo e ti porto via, vi ricordate? Ma dove vai, ma dove vai? Questa qua è una canzone che canta sempre Maurizio Sacchetto alle sue vite. Tanto oramai sei mia, ti prendo e ti porto via. Bravo Maurizio, facciamo un applauso. Sappiamo che tu non dobbiamo più chiamarti Maurizio, ma dovremmo chiamarti Don Giovanni. Don Giovanni, questo qua è tuo. Nel 2002 esce la prima raccolta pubblicizzata come raccolta ufficiale con etichetta EMI. Di brani in versioni originali e rimasterizzate, esce Trax, che contiene al suo interno l'interpretazione di canzoni tipo Generale di Francesco De Gregori. Nel 2004 esce l'album Buoni o Cattivi, registrato tra Bologna e Los Angeles, vi ricorderete il video, e successivamente venduto anche negli Stati Uniti con un discreto successo. Il disco Buoni o Cattivi appunto risulta il disco più venduto in Italia nel 2004, quindi attenzione. 2005 l'ULM di Milano conferisce a Rossi la laurea honoris causa in scienze delle comunicazioni per essere stato protagonista di una vera rivoluzione musicale. Quindi praticamente, in effetti, se voi ascoltate le canzoni di Vasco, più che testi sono come delle poesie, spesso anche filosofiche. Complimenti Vasco Rossi per aver preso anche questo premio. Il 9 settembre 2005, quindi lo stesso anno, esce anche È solo un rock and roll show, un doppio DVD, lasciando così il concetto di movie clip in cui tutte le canzoni di Buoni o Cattivi si intrecciano in un lungo videoclip di oltre 2 ore. Se avete possibilità di trovarlo, non scaricatevelo perché non è legale, è un DVD molto molto bello, io ce l'ho, lo vedo ed è molto molto bello. Vasco ritorna anche a Sanremo nel 2005, ospite per la serata finale, non più come concorrente perché non ne ha sicuramente bisogno, però ritorna come ospite a Sanremo con 2 brani, Vita Spericolata e questa che vi faccio sentire io, composta nel 2004, molto molto bella, Un senso di Vasco Rossi. Sera, un senso non c'è, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso ce l'ha, voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà. Questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa condizione,
anche se questa condizione senso non ce l'ha. Tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Bellissimo anche l'assolo di Steph Bass, l'attuale chitarrista di Vasco Rossi, che è veramente un drago, è veramente bravo. Complimenti a tutta la band. Allora, dicevo, dal 2001 a oggi c'è un susseguirsi di album che escono, di concerti, di DVD, di concerti live, compilation, così cos'ha, fin quando nel 2008 Vasco esce con l'album Il Mondo che vorrei, pensate, 21esimo album del cantautore, quindi 15esimo in studio. Il Mondo che vorrei è anche il nome del primo brano estratto da questo album, che poi viene lanciato in radio il 14 marzo di quegli anni e in tutti gli oratori della diocesi di Milano il 16 marzo. Pensate, il brano entra subito al primo posto della classifica delle classifiche digitali FIVI, perché ormai siamo un po' con i tempi anche noi avanzati, qua vedete solo iTunes e classifiche digitali FIVI. Il primo concerto rock registrato in altra definizione in Blu-ray, appunto, fa parte, appunto, prende il titolo Del Mondo che vorrei, ed esce nel 2009, ed è stato tenuto allo stadio dall'Ara di Bologna. A proposito di stadi, voi sapete che Vasco Rossi è molto legato alla nostra terra, infatti Udine è una sua meta, è una sua tappa da anni, è fondamentale. L'ultima volta
ha dovuto cedere purtroppo a un virus che l'aveva attaccato e per il quale ha dovuto curarsi in una clinica e quindi ha dovuto sospendere il concerto, però ha promesso che ritornerà qua in Friuli. Ok. Allora, 2011, nel 2011 esce Vivere o Niente, un altro album di Vasco Rossi molto 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 bello. Vasco Rossi, vi dicevo prima, è molto molto attivo su Facebook, quindi se volete avere qualsiasi tipo di novità e volete vedere anche i suoi clippini, come li chiama lui, potete vederlo. E lui si riprende molto spesso quando va a fare ginnastica, quando va a correre, quando va in bicicletta e soprattutto quando fa il folle jack, raccontando quello che un po' gli passa per la testa, sempre a stile DJ, proprio ritornando alle origini della sua carriera. Cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa ed è un miracolo che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami, se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te. Però è la stricata di problemi. Ho l'impressione che la cosa più semplice sarebbe quella di non essere mai nato. In fondo la vita è solo una scusa, è lei da sola che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che ho quasi finito anche la pazienza che ho con me. Ecco, questo era manifesto futurista della nuova della nuova, basta.
Scusate ragazzi, ma sono fuori, sono la nuova umanità, scusate, ma sono fuori anch'io dopo un'ora e mezza di trasmissione. Vasco, no, che stavo leggendo dall'altra parte, è quello, è Vasco Rossi, oltretutto, che dovete sapere che lui è già dal 2009 è attivo con lo Europe Tour Indoor, questo appunto, questo tour di concerti fatti indoor in giro per l'Europa, i quali stanno riscontrando molto molto successo, però è molto attivo chiaramente in Italia, la sua patria. Allora ragazzi, Vasco Rossi, che è tornato appunto con l'album Vivere o Niente nel 2011, anche con questa canzone un po' provocatoria, dove qualcuno lo dava un po' per finito. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Hey! Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'ego sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Già. Io sono ancora qua. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia. Poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta da passare, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua. Già, anche noi siamo ancora qua, ma ancora per poco, ancora per poco, perché la trasmissione è volta al tempo. Ok ragazzi, io vi ringrazio di essere stato all'ascolto di Radio di Facebook Radio Live. Chiaramente abbiamo fatto la storia un po' di Vasco Rossi, un'infarinatura generale, perché a dirla tutta non ci basterebbero 5 trasmissioni, perché questo signore ne ha fatte talmente tante e talmente belle che, voglio dire, bisognerebbe prendersi tante ore di tempo per spiegarvele tutte in maniera dettagliata.
Comunque io vi ricordo sempre le informazioni di servizio che potete seguirci sempre sul portale radio.facebook.com, dove potrete ascoltare anche tutte queste trasmissioni registrate. Quindi se non ve le siete sentite in diretta e magari volete sentire non solo me, che faccio anche un po' cagare, ma un po' di buona musica, potete riascoltarvele quando volete. Io vi saluto, vi auguro la buona serata e alla prossima trasmissione. Ciao ciao e buonanotte. Sabato sera facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Face your grave.